Un attacco alla democrazia è unanime la condanna all'attacco contro la TV privata greca Sky, dove una bomba è esplosa fuori dal quartier generale dell'emittente, in una zona costiera vicino ad Atene. L'ordigno non ha provocato vittime né feriti, ma solo ingenti danni. In un tweet, il primo ministro Alexis Tsipras ha definito il gesto un atto vile compiuto da forze oscure che tuttavia non raggiungeranno mai il loro obiettivo, ovvero terrorizzare e disorientare la Grecia. Alcune telefonate anonime arrivate poco prima dell'esplosione hanno permesso di evacuare l'intero edificio, altrimenti sarebbe stata una strage. Per il leader dell'opposizione, Mitsotakis, la democrazia e il pluralismo non saranno messi a tacere, puntando il dito contro il governo di coalizione, accusato di aver creato un clima tossico in tutto il paese. L'attacco presenta alcune somiglianze con l'attentato del 22 dicembre 2017 a un palazzo del tribunale nel centro della capitale greca. Questo gesto fu rivendicato da un gruppo di estrema sinistra chiamato Gruppo di Combattenti Popolari.